Immagina di essere alto 1,58 m e di aver iniziato a lavorare come garzone in una drogheria, studiando legge a lume di candela, finché non sei diventato avvocato. E poi immagina che grazie alla tua diligenza e alla frequentazione regolare della chiesa tu sia diventato il legale di Thomas Rhodes, che collezionava cambiali e ipoteche e rappresentava tutte le vedove davanti alla corte. E che in tutto questo ti canzonassero per la tua statura e ridessero dei tuoi vestiti e dei tuoi stivali lucidi. E poi immagina di essere diventato giudice di contea e che Jefferson Howard e Kinsey Keene e Harmon Whitney e tutti i giganti che ti avevano schernito fossero obbligati a stare in piedi davanti al banco e a dire: Vostro onore. Beh, non pensi che sarebbe naturale che io rendessi loro la vita difficile? Cosa vuol dire avere 1,5 m di statura? Ve lo rivelano gli occhi e le battute della gente. Ho la curiosità di una ragazza irriverente che si avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprir se è vero quel che si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente. Fra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni, i mesi e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo. Svegliate al lume del rancore che preparai gli esami e diventai procuratore per imboccare la strada che dalle panche di una cattedrale porta alla sagrestia, quindi alla cattedra di un tribunale. Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore. E di affidarmi al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio.